Se avete un blog lo avrete notato e se non lo avrete, se non lo avete o pensate di averlo, ve lo faccio notare io, perché a me questo dato che sto per raccontarvi ha colpito subito sin dall'inizio, sin da quando non avevo una consapevolezza profonda, che forse non ho ancora, ma insomma ce l'ho un po' di più che all'inizio sicuramente, di come funziona l'andamento di un blog rispetto alle sue condivisioni su altre piattaforme. Generalmente, chi ha un blog scrive e poi condivide sulle piattaforme social in cui il suo blog o il suo profilo personale sono presenti. In Italia, sicuramente le più battute sono Facebook, che rappresenta uno zoccolo duro per quanto di qualità estremamente bassa e con un pubblico piuttosto alto come età, ma anche numericamente abnorme, quindi è lo zoccolo duro di cui non si può fare a meno. Poi sempre di più Instagram, quando ci si riesce YouTube, qualcuno usa ancora Twitter anche se in Italia è molto poco presente, se ci si riesce in forme molto diverse LinkedIn, insomma ci sono varie piattaforme social che possono fare questo, che possono fungere da punto di ricondivisione dei propri contenuti. Ora, se andate ad analizzare le statistiche di lettura del blog e le statistiche di condivisione, di movimento, di ricezione, di reazione vengono chiamate rispetto ai post che fate sui social, vedrete che i numeri non corrispondono in nessun modo. Cioè, la ricondivisione su un social di un contenuto di un post esterno o anche la ricondivisione nello stesso social di quel contenuto non garantisce in nessun modo che quel contenuto sia letto davvero. Il cuoricino del like, piuttosto che il numero di persone che vedete, che ha visto il vostro contenuto, magari non ha interagito, però l'ha visto, non corrisponde in nessun modo al fatto di poi essere andato sul contenuto e di averlo letto o di averlo visto nel caso di un video. Quindi attenzione quando analizziamo i dati, teniamo sempre presente che un conto è far girare un'informazione che resta in superficie. Ho fatto questa cosa, ve lo racconto. Un'altra cosa è leggi quello che ho scritto e restaci un attimo sopra. I dati di lettura delle pagine, i dati di rimbalzo da una pagina all'altra sono estremamente interessanti. A me è capitato, per esempio, a volte di vedere dei post con una movimentazione, diciamo, un movimento in quello specifico social relativamente basso e poi andare a vedere che i dati di lettura sono estremamente più alti. Oppure vedere che quel giorno il blog si è mosso tantissimo, aver pensato che questo movimento fosse attribuito all'ultimo post pubblicato la mattina, perché questo è il pensiero che facciamo in automatico. Scrivo e quello che scrivo, se è piaciuto, crea un movimento. Non è così. La maggior parte delle volte, per motivi abbastanza imponderabili, il movimento può essere prodotto da qualcosa che hai già scritto, magari mesi prima. Mi capita di andare a controllare e di vedere che il post più letto di quel giorno è qualcosa che ho scritto 6 mesi fa, magari perché c'era una ricorrenza di cui non mi ero resa conto, magari perché c'è, che ne so, nel mio caso, per esempio, una scuola che sta lavorando su uno specifico argomento e via lì che si prende tutti i post con i tag di riferimento. Non c'entra niente con i movimenti che sto vedendo sui social. Proprio niente, sono come due cose separate, non sono interconnesse in qualche modo, ma i numeri sono separati e vanno tenuti in conto come tali. Sono importanti entrambi. Uno è importante per ciò che davvero conta nel contenuto, cioè chi è stato qui a leggere davvero quello che ho scritto nel bene e nel male, quanto c'è stato a leggere. So che nessuno legge per più, in media, queste sono le statistiche, per più di 1 minuto e mezzo, 2, quindi dovrò riuscire a dire qualcosa di sensato in quel tempo lì. Un altro conto è invece la valutazione di della comunicazione, di aver scritto quella cosa lì, anche se poi non sei andata a leggertelo.
rispetto al suo rimpallare, al suo creare reazioni e interconnessioni in quello specifico social, ognuno per il suo. Quindi l'analisi dei dati deve essere diversificata e specifica, sapendo che significa cose diverse a partire da algoritmi e a partire da contenuti completamente diversi. Google fa delle statistiche di un certo tipo per la SEO del tuo canale, del tuo blog. Il tuo blog produce delle statistiche decisamente specifiche su ciò che hai scritto, quindi ciò che è girato all'interno del tuo blog per davvero. YouTube farà le sue statistiche rispetto a ciò che ha fatto girare il tuo canale. Facebook le farà in un certo modo se per la tua pagina, quella lì, solo quella. Instagram in un altro modo ancora, via dicendo. L'insieme della somma in maniera diversa, cioè analizzando i dati. Quindi attenzione ai numeri che sono fondamentali per capire il nostro pubblico dov'è, cosa si muove e cosa fa. Alla prossima puntata e pillola di blogging.